Sarà il quartiere di Porta Santo Spirito ad aprire la 146esima edizione della Giostra del Saracino, in programma domenica 1 settembre. Subito dopo toccherà Porta Crucifera, il terzo a scendere sulla Lizza sarà Porta Sant'Andrea e a chiudere la piazza Porta del Foro. Questo è l'ordine di ingresso in piazza determinato dalla cerimonia di estrazione delle carriere. Alle 11 esatte, come da programma, il corteo storico dei figuranti è entrato in Piazza della Libertà per dare inizio alla cerimonia di estrazione e giuramento dei capitani. Il primo atto ufficiale della 146esima giostra lo ha effettuato il sindaco Ghinelli, consegnando lo scettro al maestro di campo Gabriele Veneri. A nome dell'antichissima e nobilissima città di Arezzo, nella mia qualità di sindaco consegno il bastone di comando ed investo delle funzioni di maestro di campo messer Gabriele Veneri, che si impegna ad osservare con lealtà ed imparzialità le regole cavalleresche che governano la giostra. Subito dopo, l'araldo della giostra ha chiamato sul palco i paggetti per iniziare l'estrazione. L'araldo Francesco Sebastiano Chiericoni ha poi chiamato i capitani dei quartieri per effettuare il giuramento ed infine la lancia d'oro dedicata alle stimmate di San Francesco è stata accompagnata in Duomo e consegnata dal sindaco al parroco della cattedrale. Resterà infatti nella cappella della Madonna del Conforto sino al giorno del Saracino.